Bella gazzettari, ben ritrovati sulla Gazzetta MMA. Concluso UFC 279, una card incredibile, una card davvero assurda per tutto ciò che è successo nei giorni precedenti. Abbiamo visto il cambiamento di matchup: Tony Ferguson che è andato a combattere contro Nate Diaz, nonostante il matchup originario fosse Tony Ferguson contro Li Jinglian, Nate Diaz contro Hamzat Chimaev. Prima cosa che mi viene da dire, meno male che hanno fatto questi cambi di matchup perché Tony Ferguson contro Li Jinglian non sarebbe, secondo me, andata oltre il primo, massimo secondo round. E vedendo anche la performance di Hamzat Chimaev, non so quanto avrebbe resistito Nate Diaz contro l'atleta ceceno. Comunque sia, ragazzi, nel complesso, che incontro abbiamo visto? A livello storico, abbiamo visto un bellissimo incontro perché a tutti, insomma, sarebbe piaciuto vedere Tony Ferguson contro Nate Diaz, due fighters storici della UFC, soprattutto perché Nate Diaz era l'ultimo incontro nel suo contratto. Poi parleremo anche del futuro di Nate Diaz, perché subito dopo essersi portato a casa l'incontro e rilasciato delle dichiarazioni molto interessanti. E ragazzi, nel complesso non è stato un matchup spettacolare, non è stato un incontro incredibile perché i ritmi erano abbastanza bassi, soprattutto per un main event, soprattutto per due fighters così che ci avevano abituato a tutt'altri ritmi, tutt'altro cardio, tutt'altra esplosività, tutt'altre cose, sinceramente parlando. Tony Ferguson, secondo me, si porta davvero dietro le cicatrici di 5 sconfitte consecutive, se non mi sbaglio. Soprattutto si porta dietro le cicatrici del KO subito 5 mesi fa con Michael Chandler. Ho visto molto meglio tra i due Nate Diaz rispetto a Tony Ferguson. Entrambi hanno iniziato abbastanza piano il primo round, poi nel secondo, terzo e quarto Nate Diaz è cresciuta la distanza grazie anche al suo cardio superiore. Tony Ferguson l'ho visto più lento rispetto al solito, l'ho visto meno esplosivo rispetto al solito, l'ho visto meno cattivo in generale rispetto al solito, prestazione molto sottotono per El Cucuy, che secondo me va concretamente verso un finale di carriera abbastanza annunciato e meno male che il matchup gliel'hanno cambiato, perché secondo me contro Li Jinglian poteva finire molto molto peggio e molto molto prima. Nel complesso, vi ripeto, Nate Diaz si è più o meno riconfermato sugli stessi livelli, un fighter che è bravo a incassare, un fighter che risponde quasi colpo su colpo, un fighter che cresce alla distanza con un ottimo BJJ. Tra l'altro, credo che sia stato Nate Diaz in questo incontro il primo fighter a sottomettere Tony Ferguson, un Tony Ferguson che in fin dei conti ha tappato su quella ghigliottina, cosa che non è da lui, ragazzi, perché se vi ricordate bene, Tony Ferguson ha rischiato di farsi spezzare una mano in una armbar piuttosto che tappare. Invece il tap su quella ghigliottina è arrivato abbastanza velocemente, abbastanza facilmente. Non mi aspettavo che avrebbe tappato. Sinceramente pensavo, ok, se non si libera va a dormire, l'incontro finisce così. Il tap è arrivato. Che dire, molto poco Tony Ferguson quel tap, molto molto poco Tony Ferguson. Però prima di continuare, ragazzi, vi ricordo, spolliciate per supportare il mio lavoro, iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti per non perdervi tutti gli aggiornamenti che vi porto con cadenza giornaliera, soprattutto il UFC News, che è la mia carrellata di notizie giornaliere che viene dal lunedì al venerdì. Detto questo, ragazzi, vittoria meritata? Sì, vittoria meritata per Nate Diaz. Nate Diaz che in seguito a questo incontro ha detto fondamentalmente che passerà alla box, perché questo è quello che mi sembra di aver capito. Ed è stata una bella uscita di scena per Nate, che chiaramente, secondo me, contro Hamzat Chimaev avrebbe avuto tutt'altro risultato e avrebbe lasciato la promotion statunitense probabilmente con una sconfitta, quindi molto molto bene per il proseguimento della sua carriera. Per quanto invece riguarda Tony Ferguson, vi ripeto, un Tony Ferguson lento, un Tony Ferguson che è salito di categoria, ma secondo me ha ancora di più peggiorato la sua situazione, un Tony Ferguson che diceva di aver lavorato molto sulla boxe, ma ragazzi non si è visto, un Tony Ferguson che ha puntato molto sui low kick, un Tony Ferguson che ha cercato di evitare per quanto possibile lo scambio face to face, un Tony Ferguson che ha mollato fondamentalmente la prima vera sottomissione, un Tony Ferguson che non è più El Cucuy di un tempo, e questo mi sembra abbastanza chiaro, evidente e scontato a questo punto.
Quindi fatemi sapere voi qui sotto nei commenti che cosa ne pensate, come vi è sembrato questo incontro. Tra l'altro, vi ripeto, vittoria meritatissima di Nate Diaz, ma una vittoria che secondo me nel matchup originario contro Khamzat Chimaev non sarebbe arrivata. E poi ne parliamo a parte in un video che uscirà tra pochissimo su Khamzat Chimaev contro Kevin Holland. E tra l'altro un Nate Diaz che ormai mollerà la UFC in maniera ufficiale e quindi lo vedremo in esibizioni di boxe e chissà cos'altro ci riserverà per il futuro. Tony Ferguson che ragazzi male, 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 male. Tony Ferguson che ha dimostrato di non poter starci più ad altissimi livelli, neanche contro un fighter che sportivamente parlando non è già più a alti livelli come Nate Diaz. È stato un incontro di cartello, è stato un incontro di nome, ma è stato, vi ripeto, un incontro che ha dimostrato per l'ennesima volta che El Cucuy è solo un lontano ricordo. Ciao, belli.